festa. Oh mamma che bello, mi fai girar la testa. Son tanti gli amici, unisciti anche tu. La musica vicina, la fisa ancor di più. Cantando in compagnia, facciamo baraonda. Con Michael, Fausto e Alberto, si parte, siamo in onda. Si accendono le luci, la musica che va. Sarà una gran serata, con fisa volontà. Da cosa nasce cosa? Da vai Marco la fisa, sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai guarda al cintilù, sono gli anni, la fisa sempre qua. Da cosa nasce cosa? Da vai Marco la fisa, sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai guardaci in TV, a fisa armonicando. Amici di Fisarmonicando, eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti dal vostro Bai Marco per un appuntamentone particolare. Siamo in tutta Italia, innanzitutto sotto gli amici di Sky, Carpedia 932, tutte le emittenti che in questo momento ci stanno mandando in onda in digitale, in analogico, in tutta Italia, anzi esagero, in tutta Europa. Vi ricordo fra due ore circa www.carpediemsat.eu e fisarmonicando.it, dove vedrete la web TV in tutto il mondo. Abbiamo creato qualcosa di particolare per questo appuntamento, siamo fra amici e il primo che vado a presentarvi è l'amico Gianni, eccolo qua, si presenterà poi con il nome d'arte, io lo chiamo ancora Gianni se me lo concedi. Ma sarò sempre Gianni, spero fino in fondo comunque. Ciao, come stai caro? Benissimo, alla grande. Sempre allora, forma, sempre forma. Nome d'arte innanzitutto. Nome no? d'arte adesso, tuttora Gianni Dei, dopo essere passato per Gianni Macedonia è... Adesso sono Gianni Dei, D e Y, mi raccomando Dei con la D di Domodossola. Grazie. Insieme a questo caro amico e grande professionista avremo tantissime cose da raccontare perché la nostra amicizia ci lega da circa 25 anni, giorno più giorno meno. Sì, giorno più giorno meno anche 27. Anche 27, sì, sì. Ma non siamo soli. No. Perché addirittura abbiamo voluto fare una sorpresa agli amici di Fisarmonicando e toglierci, perché no, anche qualche sassolino dalle scarpe, perché molti dicono sì, le solite cose che noi sappiamo dal 2003, da quando è nato Fisarmonicando, no? Il fisarmonicista perché suona con le basi, perché non suona con i bassi, perché non suona col clavicembolo, le solite cose. Lasciamo che dicano. Lasciamo che dicono. E allora vado a presentarvi i due professionisti e due amici, uno di vecchia data che è Riccardo Grugini e l'altro che è entrato a far parte da poco
poco nella nostra famiglia, ma lo consideriamo già, ormai lo abbiamo etichettato già in uno dei nostri, che è Luca Sbardella da Roma. È il Romano de Napoli, conosciamo io. Come stai già? Sì, già. Luca, è tutto il giorno che ti chiamo. Come stai, Luca? Bene, molto bene. Abbiamo lavorato oggi con Riccardo, abbiamo soprattutto mangiato molto bene. Molto bene. Alla Toscana? Alla Toscana, toscanissima. Fuoco direttamente dalla Toscana, dalla mamma, Casareccio, alla grande, Morellino di Scanzano e via. Allora, Luca e Riccardo, cosa abbiamo preparato per gli amici di Fisarmonica? Buonasera a tutti i telespettatori e colgo l'occasione di presentare questo team nuovo. Abbiamo presentato dei brani nuovi, non sono nuovi, ma abbiamo fatto un arrangiamento io e Luca, spero che piaccia a tutti i telespettatori, insomma. Beh, iniziamo a dire, Gianni, che allora Riccardo Ambrogini è il fisarmonicista, il toscano di Barbara, che tu conosci. Riccardo lo conosco da diverso tempo. Da diverso tempo. Non da 27 anni, però da qualche anno. Da qualche anno. E c'è una sorpresa a Luca per questa sera, perché io ho sentito prima quando facevamo le prove e ho detto se poi ci fa sentire qualcosa oltre anche con la fisarmonica che suonava egregiamente con il sax eccetera eccetera, se lo fa sentire anche con l'arpa magari ci fa sentire che sa suonare anche quella, perché spaventa con tutti e due gli strumenti. Luca, vuoi presentarti un attimo se vuoi per gli amici di Fisarmonicando? Diciamo, vabbè, io sono musicista di professione, sono il sax, sono sassofonista a tutti gli effetti, ma grande appassionato di fisarmonica, suono da anni ormai in televisione, nell'orchestra Rai, ho fatto Buona Domenica con Demo Morselli per 4 anni, ho finito adesso da poco tempo Ti lascio una canzone su Rai 1 con la Clerici, però ho una grande passione per il liscio, mi è sempre piaciuto, suono la fisarmonica e insomma ho conosciuto tramite internet By Marco le sue fisarmoniche, quindi e mi è piaciuto subito questa atmosfera familiare. Riccardo, che stimo tantissimo, che mi è piaciuto tanto, ho sentito sempre su internet, ho visto i suoi video e quindi perché no, ho stuzzicato l'idea di una collaborazione, eccoci qua, siamo partiti da Roma e siamo venuti qui. Oggi abbiamo messo su un po' questi pezzi, ovviamente diciamolo che non è che l'abbiamo montati, abbiamo fatto prove. Assolutamente, ma è tutto live. Insomma, una jam session. Infatti Luca, c'è stato già un piccolo Larsen nel monitor, proprio perché Gianni fa parte del gioco. Volete il live e noi vediamo il live. Nel live ci sta anche il rientro, il Larsen. Allora parliamo ufficialmente con Fisarmonicando, ragazzi, intanto che ci organizziamo, mandiamo magari un video, un paio di video, così in regia ci organizziamo. I numeri li vedete in sovraimpressione, 333-5339-936, 0385-40-501 per parlare con noi, per i messaggi, per le critiche, per gli elogi, tutto ciò che volete, lo sapete, noi siamo a vostra completa disposizione. Partiamo con Paolo Bertoli a Eva Dream e poi il primo motivo del nostro Gianni Day. Yes. Ti sembra strano dire Gianni Day? Questo è un pezzo che io adoro perché poi ti lanci, no? Che è la tua passione, no? Hai fatto un videoclip. Dopo tanti anni di sala da ballo, di orchestra, così, insomma. Adesso facendo anche delle altre situazioni, anche da piano bar e cose del genere, insomma. Do sfogo a quella che è la mia passione, insomma, che sono queste canzoni all'italiano oppure anche diciamo di lingua straniera, però di repertorio un po' così più conosciute, senza denigrare mai quello che ho fatto nel passato, perché assolutamente. Ci ho mangiato per tantissimi assolutamente. Anni assolutamente e tutto ci sta, non bisogna mai sputare nel piatto dove si è mangiato, anzi, ma è un orgoglio aver fatto questo lavoro per tanti anni. Allora arriva Paolo Bertoli con Eva Dream e poi Le nonne moderne con il nostro Gianni Day. Sarà una grande puntata di Fisarmonicando e poi ascolteremo Luca e Riccardo che ve ne hanno preparate delle belle. Ci vediamo dopo.
volta restavano in casa dopo cena a guardare la TV ed andavano presto a dormire. Oramai questo non si fa più. C'è un risveglio, una nuova coscienza che ha radici nella tradizione, ma si sa grazie anche alla scienza non è un'illusione. Le nonne moderne si sanno divertire davvero. Le nonne moderne sorridono anche nel pensiero. La sera le vedi ballare come ragazzine perché le nonne moderne han capito la vita cos'è. Lavoravano con l'uncinetto e pregavano chi sta lassù, rimanevano sole col gatto ripensando alla gioventù. Hanno ancora gli antichi valori, la famiglia, il rispetto e l'amore, ma gagliarde se ne vanno fuori scacciando i timori. Le nonne moderne si sanno divertire davvero. Sorridono anche nel pensiero. La sera le vedi ballare come ragazzine perché le nonne moderne han capito la vita cos'è. La sera le vedi ballare come ragazzine perché le nonne moderne han capito la vita cos'è. Le nonne moderne han capito la vita cos'è. Le nonne moderne han capito la vita cos'è. Bene, siamo partiti alla grande con Fisarmonicando, bellissimo video Gianni, complimenti, è un po' datato questo video, quanti anni ha ormai? 7 anni, 8 anni? Sì, dai 6 ai 7 anni. Dai 6 ai 7 anni. Sì, 7 anni. Però molto attuale. Si vede che... No, non sei cambiato di molto, sinceramente, anche la nonnina. Mi sono visto per la nonnina. Va bene, adesso noi ascoltiamo interamente live, Gianni, il nostro Luca e il nostro Riccardo. Stiamo in silenzio, ascoltiamo, perché è tutto olive. È tutto olive. È tutto olive. Li ascoltiamo con la Disperata e poi arriva Samuel con Piccola Giada. Tutto per voi. Abbiamo fatto anche questo per voi, amici di Fisarmonicando. Di più non si può, giuro.
Gianni, insomma, noi lo stiamo facendo live, no? Sicuramente. Con tutte le problematiche. Posso garantire che è proprio live completamente, anzi... Che dici? Non ho parole per la qualità e l'altezza musicale di questi no, beh, è un piacere, sai che noi da anni ci proviamo, no? Non da ora, dai tempi di Castelletto d'Orba, se ti ricordi. No, non vorrei che Luca si rovinasse poi nell'arco degli anni come ci siamo rovinati noi, insomma. Ma guarda, Luca, io lo conosco da circa 4-5 mesi, è un grande professionista, la professione musicista, no? Rai, con Demo, appena terminato con la Clerici, ma è di un'umiltà incredibile. No. È partito da Roma per stare con noi, voglio dire. Spero per lui che abbia il fegato buono per resistere, insomma, a quello che succede qui oltre che al suo reale. Adesso dovremo, perché tu devi sapere, carissimo Luca, perché per far parte del nostro club dovrai superare alcune prove, che tipo, che ne so, mangiare le olive col cacciavite, tanto per dire, che non è cosa semplice a un certo punto della serata, quindi... Però vedo che sei dei nostri, quindi non dovrai avere nessun tipo... Vado anche di più, peggio anche. Anche perché dopo magari una serata in diretta ne combinerete anche voi, penso. Beh, sicuramente. Quando torniamo nelle nostre serate dal vivo con l'orchestra siamo 25, quindi insomma siamo abbastanza, tutti maschietti, un bel gruppo. E tutti quanti ci piace divertirci, ci piace suonare, ci divertiamo, quindi...
siamo tutti amici, dai, ci si diverte anche lì. Però questa è una realtà che ti piace. È una realtà diversa, mi piace un sacco, il liscio mi è sempre piaciuto da piccolo, suono apposta il sax, la fisarmonica, perché mi è sempre piaciuto questo genere, quindi un completamento di una sfera che mi mancava, anche perché essendo romano non è che poi a Roma ci sia questa realtà di liscio, insomma, sento romano ma in realtà un po' fuori luogo, un po' fuori luogo, dai. Gianni, Riccardo, volevo dire una cosa, ma magari questo esempio di umiltà nel nostro settore magari non fare, per alcuni non farebbe poi tanto male, no? No, non farebbe assolutamente male, perché ci sono... Io ti ho buttato il sale. Ma no, beh, come capito, non siamo qui a fare... No, no, però è un... assolutamente. Perché no. Diciamo che esistono dei personaggi che insomma potrebbero anche dire qualche parola in meno, mentre ci sono certe altre persone che potrebbero parlare tanto, invece non parlano neanche, nel senso, Luca ne è un esempio questa sera di umiltà. A me piacciono le persone che nonostante stiano vivendo a certi livelli, cioè vogliono confrontarsi anche con altre realtà e, come ha detto lui, sono realtà che complementano poi alla fine il musicista, non è che tolgono diciamo la personalità o l'essere famoso di una persona, ma ti complementa e ti dà più, secondo me, più valore, dà molto più valore alle persone. Beh, il fatto, no, che Riccardo tu hai conosciuto, parliamo un po' di te, Luca, perché insomma per noi è un piacere, non perché lavori in questa situazione, ma perché è piacevole, sei dei nostri, noi ti consideriamo dei nostri. Grazie. Però Luca ha detto, guarda, io sto andando a Napoli a fare questo programma, però mi piacerebbe l'assurdo, no? Poi che venire a fisarmonicando, io ho detto, ma scusa Luca, ma stai andando a Rai 1 con la Clerici e vuoi venire da noi? È una bella cosa, Riccardo, no? Bellissimo. È una bella soddisfazione. Sì, è un senso d'amicizia e proprio passione per questo strumento. E vuol dire che anche qualcosa di buono stiamo facendo, certo. Sommato, no? E penso che sarà una bella collaborazione. Sicuramente, perché si sta preparando anche un CD. Io volevo ringraziare tutto lo staff che sta lavorando in questo momento, a partire dalla nostra piovra umana che è Giorgio Pezzoni, mio figlio Michael Cagiari in regia, Alberto Piccolini, tutto lo staff di Fisarmonicando. Andiamo in musica, arriva Roberta Cappelletti con La vita è meravigliosa, poi gli occhi verdi dell'amore, verdi, sempre verdi, evergreen, quello lì, arriva il nostro Gianni Day e poi nuovamente live con Luca Sbardelli e Riccardo Ambrogini. Che bella puntata, mi piace da matti. Sai, ci sembra assai normale coricarsi e poi dormire, risvegliarsi e far l'amore, salutarsi e poi partire. Ci troviamo in questo mondo fianco a fianco, miracolo.
volò la vita, come quando nasce un figlio, e per questo va vissuta nella gioia, nel dolore. È un miracolo quel mare, con il sole e il cielo azzurro. È un miracolo l'amore. Da quando ho incontrato te.
Allora, eccomi qua con gli occhiali di precisione. Intanto regia, per cortesia, assistente di studio, se vuoi abbassarmi un po' il monitor, grazie. Allora, Gianni, allora, una nuova esperienza, no? Dopo tanti anni di professione con una notissima cantante che saluto. Poi la Titti, regina del liscio, ciao Titti, e poi Gianni e Macedonia, e poi a un certo punto hai detto: guarda, mi voglio riposare un pochettino anche, no? Mentalmente, diciamo così. Vai, no, diciamo, la scelta è stata fatta per altri motivi, però ho dovuto smettere per caso di forza maggiore con l'orchestra che ho tenuto per 5 anni, la mia orchestra Gianni Macedonia, e così mi sono avviato a scoprire un sottobosco, una via parallela sempre all'ambiente musicale, che non è quello dei grandi locali ma quello dei piccoli locali, e che diciamo ce ne sono tanti, più di quelli che immaginavo. Vabbè, non si va più nel grande giro, però nel piccolo giro ci sono tantissimi posti da scoprire dove ci sono ancora soddisfazioni, dove insomma ci sono ancora le persone da contentare, e dove poter continuare a professare quello che è quella cosa che mi piace, cioè cantare. E forse sei anche più apprezzati. Diciamo, sono delle cose un po' più in piccolo che comunque danno più soddisfazione di quello che si potrebbe immaginare. E niente, poi è stato allargato un po' anche, diciamo, il giro di quello che si fa, perché non si fa soltanto la sala da ballo dove c'è il ballabile, ma si fa anche la musica d'ascolto, musica d'ambiente, musica insomma per le persone che rimangono sedute magari a mangiare oppure soltanto a ascoltarti, e quindi ha allargato molto il repertorio con tantissimi brani, anche se comunque per me la soddisfazione maggiore è sempre quella di cantare, di propormi davanti alle persone che ballano, perché c'è molta più soddisfazione. Ah beh, certo. Alla fine del brano è bello sentire la gente che si gira e ti fa l'applauso, piuttosto che quello che continua a mangiare a testa bassa e non ti guarda neanche. Però alla fine della serata quello che conta, sai come si dice, no? È portare a casa le pappe, che sono tanti anni, faccio questo lavoro per portare a casa le pappe, e continuo a farlo anche per questo motivo. Però se c'è dall'altra parte la soddisfazione di poter avere sempre la persona le persone che ti cercano, che ti apprezzano, che ti dimostrano il loro affetto, questo benvenga, insomma è sempre una cosa importante. Bene, dai, andiamo un attimo in musica, prima qualche saluto veloce. Ciao, chiamo dalla Spezia, vorrei ascoltare Occhio non vede, cuore non duole, tu sei la regola dell'amore, grazie, va bene. Sono Nicola da Forte dei Marmi. Luca, volevo sapere da Marco se qualche orchestra ha bisogno di un clarinettista, mi chiamami, oppure info@baimarco.com. Ciao, sono Francesca da Messina, siete favolosi, mi fate ascoltare le quarantenni, certamente, bravi per questa bellissima musica, siete forti, Giovanna da Trapani, baci. Ciao Marco, come sempre presente la tua sera Fina da Genova, siete fortissimi. Caro Marco, tu fai venire in questa è una critica. Caro Marco, tu fai venire in TV solamente i grandi e non le persone normali. Questo secondo me non è corretto. Allora, io questo l'ho letto perché mi piace leggere anche le critiche. Noi facciamo venire chiunque, Fisarmonicando è a vostra completa disposizione, lo abbiamo dimostrato negli anni, naturalmente i professionisti o chi svolge questa professione è avvantaggiato rispetto a uno che suona in casa per piacere e per divertimento. Comunque Fisarmonicando è creato appositamente per voi che amate la fisarmonica, e vi posso garantire che questo impegno, anche economico, scusate se lo sottolineo, non è indifferente, oltre tutte le ore lavorative. Quindi se Baimarco fa questo insieme a Riccardo, insieme a Gianni, insieme a tutto lo staff, è perché ama la fisarmonica. Io potrei mettermi qua 90 minuti e fare televendite, ma non lo faccio, come vedete. Quindi l'ho detto così alla buona. Adesso andiamo in musica, ci ascoltiamo Santa Monica, da Riccardo e da Luca, e poi Enrico Traverso con Alla Borghese. Ascoltiamoci questo live, prego maestro, prego, prego. Thank you.
Un'altra musica con le fisarmoniche by Marco, esclusivamente a Stradella, in via Martiri Partigiani al numero 34, telefono 0385 40 501, web www.bymarco.com. Fisarmoniche by Marco, la fisarmonica dei numero 1. By Panda, l'amico del camionista. I prodotti By Panda sono disponibili in esclusiva solo presso le aree di servizio autostradali. By Panda, telefono 0385 27 75 52, sito internet www.bypanda.it. C'è un posto dove non hai bisogno di parole per farti capire, di paragoni per farti sentire bene, di sensazioni forti per poterti emozionare. Questo è l'agriturismo Il Rio e tu sei il suo ospite. I bambini hanno spazi verdi attrezzati per giocare, altalene, scivoli e una pista go-kart per una divertente corsa. La possibilità di una passeggiata a cavallo o a piedi, un attimo di stupore mentre assaggi la raffinata cucina del Rio, la tua cena o pranzo contornato di risate, musica e relax che creano un'atmosfera ed un'esperienza unica. Tutto questo e molto altro è l'agriturismo Il Rio. Bene, parliamo della ditta Bonpezzo di Castelfidardo. Elevata qualità e rispetto della tradizione fanno della ditta Bonpezzo un'azienda giovane ma con una grande esperienza. La ditta Bonpezzo opera a Castelfidardo in provincia di Ancona, l'altra patria della fisarmonica, e di questo storico strumento ad ancia ha saputo cogliere i suoi aspetti popolari portandolo ad un livello qualitativo molto elevato. La lunga esperienza, la cura minuziosa dei dettagli e la continua ricerca fanno degli organetti Bonpezzo prodotti all'avanguardia molto apprezzati in tutto il mondo dai professionisti e rigorosamente formativi per i principianti. Giampaolo Bonpezzo e il suo staff hanno creato una vasta gamma di organetti in legno e celluloide con un rapporto qualità-prezzo molto competitivi. La ditta Bonpezzo è sita a Castelfidardo in provincia di Ancona e per ammirare l'intera gamma dovete digitare sul web www.bonpezzo.com. Infoline 071 7823 272. Bonpezzo, ditta giovane, strumenti come una volta.
Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazione PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni e interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Viva la Pisa, viva la Pisa! Beh, rientrati in questa puntata particolare di Fisarmonicando con Gianni Dei, carissimo amico, Riccardo Ambrogini e Luca Sbardella da Roma. Allora, alcuni sms, messaggi. Vi seguiamo da San Severio, Foggia, complimenti da Ciro, Lucia, Felicia e Fabrizio, qui ci stanno guardando su Teleradio Acqui, saluto la direttrice, ciao, bacione. Ciao, vai Marco, prepara le fisiche, scenderemo da Val di Vedro. Ossola, Val di Vedro dov'è Gianni? Non lo so. Beh, siamo in tutta Italia, chissà dov'è. No, è che sono io che proprio conosco poco le... Vorrei ascoltare Romagna Mia. Ciao Marco, vi seguiamo ogni settimana da Latina. Siete fortissimi, un brano tuo piacimento. Vi dedicheremo la Miglia Vacca Live. Complimenti per la trasmissione, appena scoperta, Angelo da Pisa. Ciao, sono Roberto e chiamo da Mantova, un brano di Gigi Stock. Chiamo dalla provincia di Cosenza, sono una vostra ammiratrice, vorrei ascoltare 33 galline, che deve essere di quello lì, giusto? No, più o meno di quello della Valdossola. Sì, sì. Chiamo da Taormina, vi seguo su Sky, siete simpaticissimi, Giovanna. Ciao, vai Marco, potresti salutare mia figlia Valentina che oggi compie 18 anni, genitori Claudio e Francesco da Colleferro. Colleferro è Roma, tra Frosino e Roma, giusto? Roma, sì. Sì, tra Frosinone e Roma, sì, esatto. Vi seguiamo su Carpe Diem, complimenti by Marco e a tutti gli ospiti. Quando verrete da noi a fare una serata, quindi in provincia di Padova, quando ci chiamate nel periodo estivo, con Fisarmonicando in piazza. A questo punto, caro il mio Gianni, stai con me. Rimango qua fermo, non mi muovo. No, parliamo di questo videoclip. Ma no, videoclip. Di questo brano. Di questo brano che sì, presento qua, in certo, diretta qua. Dimmi. Ma no, niente, è un brano che fa parte del repertorio, una canzone dei Pooh, comunque un brano che serve l'hai molto... Rifatta in una tua versione? No, rifatta nella versione dei Pooh, basta, punto. Ma il bello è che si balla bene e quindi la gente... Però la voce e l'interpretazione è quella di Gianni. Questo volevo dire, senza scusa, togliere niente ai Pooh comunque. Io volevo, insomma... A mio modo. A modo tuo, a modo, modo. Gianni. Può piacere o non piacere, giudicate voi. Ma sicuramente piacerà, adesso lo ascolteranno. Tu sei un amico, lo dici così. Vabbè, dai, su, ti faccio i complimenti perché ti conosco da tanto tempo, no? Poi arriva la Miglia Vacca. Sempre versione... Versione quella. Versione... Da Riccardo e Luca. Che, okay, che è un piacere essere qua, proprio è stata una fortuna per me essere presente questa sera proprio. E poi esageriamo, mettiamo anche 33 galline. 33 galline. Chicco De Matteo. Prima mi avevi detto di... Chicco De Matteo, che poi fra l'altro abita nelle mie zone, vicino a me. Vicino a Mantova. Va bene, dai, abbiamo fatto un po' di rebelot, ma ci siamo capiti, comunque, no? Sia un istinto naturale, sbattere le ali per volare, alla nostra vita manca solo il coraggio di alzarsi in volo. Stare che non c'è un futuro, che la nostra vita è già segnata, vivo solo quando stiamo insieme, che fatica volerti bene. C'è un passato che ha lasciato un grande segno,
storie di altre storie consumate. Quando imparavamo a rassegnarci, ci è successo di incontrarci. Stai con me, che tutto il resto è un attimo. Regalami un miracolo, pretendimi o cancelli. Siamo perderci la vita che ci obbliga, non deve più dividerci. Stai con me. Tu che sei di un altro che non sa più amare, io che sento di volerti avere. Possiamo stare ad aspettare quando amore pretende amore. Stai con me, che tutto il resto scivola. Abbracciami o distruggimi, maltrattami, ma vivimi. Sono qui. Stai con me, che non possiamo perdere. Sia un istinto naturale, sbattere le ali per volare, alla nostra vita manca solo il coraggio di alzarsi in volo. Stai con me, che non ti posso perdere, sei l'unica. Stai con me.
galline, lui ce la mette tutta come un pazzo. Ma 33 son troppe per un galletto solo, in fin dei conti non è più un ragazzo. Svegliandosi al mattino lui fa chichirichì e tutte le galline son già lì. Ecco la prima, poi la seconda, quindi la terza, la quarta, la quinta. E tutte quante lui se le fa, ma tanta forza chi gliela dà. Ecco la 30 e la 31, la 32 e poi la 33. Sei un maschietto davvero coi fiocchi, non c'è maschietto migliore di te. Pollaio, ti arriva inaspettato un pappagallo sudamericano. Le 33 galline perdendo stan la testa, per quell'amante con la lancia in resta. Se pulpo il pappagallo non fa chicchirichì, all'alba le galline son già lì. Ecco la prima, poi la seconda, quindi la terza, la quarta, la quinta. E tutte quante lui se le fa, ma tanta forza chi gliela dà. Ecco la 30 e la 31, la 32 e poi la 33. Sei un maschietto davvero coi fiocchi, non c'è maschietto migliore di te. Offeso da tanta tracotanza, ben presto perse tutta la pazienza. E preso il pappagallo che alzava un po' la cresta, gli disse dai non fare l'egoista. Le donne nel pollaio, lo sai, sono 33, avanzane qualcuna che per me. In diretta in questo appuntamento particolare di Fisarmonicando, fra amici sicuramente, con Motivi Live insieme a Luca ed Riccardo Ambrugini, e il nostro Jenny Day che è arrivato a trovarmi dalla provincia di Mantova perché lui ha un duo, un uno, un trio. Esatto, adesso la situazione è da solo, in due o in tre. Nel periodo estivo, Gianni, faccio una domanda così, non sono al corrente delle situazioni, però può diventare anche un quartetto? No. No, il massimo che ho fatto sempre in tre, tre elementi, diciamo l'attrezzatura per fare anche le feste all'aperto di piazza, quindi mi sono tenuto una buona attrezzatura che avevo ancora dell'orchestra, che può servire per coprire una buona zona larga, però come elementi sul palco al massimo in tre. Sì, io faccio questa domanda perché tu saprai che molti tri, ad esempio d'estate, no, diventano 6 o 7, quindi è per questo. No, che... invece io... La tua immagine è quella, ecco. Massimo in tre, e poi dipende da, se vogliono il duo, se voglio anche da solo, io vado via in queste tre situazioni, non di più di tre. Comunque. Sì, anche perché l'immagine è quella, sarebbe inutile poi nel periodo estivo diventare in 10, ecco. Ma il discorso è che è difficile mettere insieme delle persone che veramente facciano un buon lavoro soltanto così, in modo così fittizio. Io ti butto sempre il sasso perché so che poi so tu che, rispondi. Allora andiamo sempre su quel discorso. Allora se devo prendere su dei figuranti preferisco andare via con le persone che sono quelle
poche, ma che ci sono. Ma tu sai che il bello di Fisarmonicando, di questo programma, è anche questo, no? Perché nelle altre trasmissioni bellissime, non sappiamo, noi parliamo sempre di tutti, di Canale Italia, di Milano Più, di tutte, ma raramente, no, si dialoga insieme all'artista, ma non perché poi i tempi televisivi sono molto ristretti, ma noi strutturati diversi. Parliamo anche di questo, perché Fisarmonicando siamo in famiglia, è nato così, quindi siamo, voglio dire, è una semplice spiegazione, no? Non abbiamo detto nulla di male, no, credo. Stai portando avanti, è una scelta in un modo più semplice possibile, cioè stai facendo televisione nel modo più naturale e più semplice possibile, certo, non c'è niente di finto. Assolutamente. E lo dimostra il fatto che stasera ci sono anche questi ragazzi che stanno suonando veramente bene e dal vivo, posso garantirlo, ma oltre a questi ce ne sono di altri che vengono in altre situazioni, perché io ho assistito a delle tue trasmissioni anche quando hai fatto qualcosa per altre televisioni e ho sempre visto queste situazioni live con siamo questi personaggi primi. E posso garantire che, viva Dio, quelli che sanno suonare ci sono. Non è vero che tante persone poi, sai, fanno di tutto l'erba un fascio, ma voi non suonate più, non c'è più nessuno che suona veramente, fate tutti finta, non è mica vero. Dobbiamo dire anche questo. Quelli bravi ci sono e come se ci sono. Adesso hai detto una cosa, perché tutti dicono sì, ormai non suona più nessuno. No, è assolutamente, vero. Come dici tu, i professionisti, i musicisti ci sono ancora, basta andarle a cercare magari qualche 10 ore in più. Ma ci sono, che e come? Che non fa mai male. Gianni, allora, per chi volesse contattarti, sito web. Sito web www.giannidei, tutto attaccato, Gianni D E Y, mi raccomando, non Day come giorno in inglese, D-I, D-E-Y.com. Oppure l'email info, ci sarà poi anche l'email, no? Sul sito ci sono tutti i contatti telefonici, email, eccetera eccetera. Oppure, se più diretto per qualcuno che conosce già la tua emittente, conosce te personalmente, anche tramite By Marco, perché lui i miei contatti li ha da una vita, quindi insomma ve li può dare anche Marco, insomma. Allora, una donna come te, io non to, ma il pezzo lo conosco, no? Ma è stato dedicato, te lo chiedo, è stato dedicato a una persona in particolare questa canzone o? No, è stata una canzone. O in un momento particolare della tua vita? No, è stata proposta da un autore bravo che ha fatto in modo che la canzone mi piacesse così di primo acchito. Poi è stata la canzone che ha dato il titolo al disco che avevo fatto quando molto ero bello, con Gianni Macedoni, in Gianni Macedonia, un disco un po', diciamo, particolare. E l'ascoltiamo e poi magari, perché è un bel motivo. Allora, arriva Gianni Day con Una donna come te, e poi il nostro duo, come lo chiamiamo? Ci dobbiamo pensare. Perché una è bionda e l'altra è pelata. No. Vabbè, ascoltiamo Luca e Riccardo Ambrogini live con la comparsita, e non è poco, eh. Una
altro giorno è già qui. All'alba mi sveglia il tuo caffè e resto immobile guardando mentre te ne vai. Ed il profumo di te resta nell'aria e tu ci sei. Pensieri miei, non ho una direzione, perdo la ragione. Come una donna come te, non c'è più sole, no, non c'è più mare, no. Una donna come te, c'è confusione in testa perché credo che non c'è un'altra donna come te. Perché oh, una donna come te non
faremo con Fisarmonicando. Beh, gran finale, è stata una magica puntata, siamo tutti insieme. Gianni, che dici? È stata una bellissima serata, è stato un onore per me essere qui questa sera con questi due signori. Riccardo, che conosco da un po' di tempo, e Luca, è una grande sorpresa, veramente. Riccardo? Bah, io voglio ringraziare tutti i telespettatori, anch'io mi sono divertito tanto stasera con Luca e sono contento di essere stato qui in trasmissione da Marco, che ormai considero un amico eterno, ecco. Luca! Tiriamo le somme. Non baciarmi però. Non ti bacio. Beh, è stata sicuramente una bella serata qui insieme amici. Gianni anche molto simpatico, oltre che bravo, bellissimi video. Bello il live con Riccardo, ovviamente tutto improvvisato, certo, oggi. È stato proprio bello. Alla vecchia maniera, come si faceva, la jam session. Abbiamo fatto una jam session qui in studio. Allora, con Luca uscirà fra qualche mese un CD tutto di fisarmonica in collaborazione, sì, con Riccardo, prodotto da noi, per toglierci così uno sfizio, un piacere, esatto, farlo. Ci stiamo già lavorando. E c'è una chicca anche? Sì. Una chicca che va fuori ogni limite. Abbiamo dei bei progetti, insomma. Sì. Allora, prima di concludere, Luca, volevo augurarti per febbraio. Spero di vederti dove tu sai, per Scaramanzia non lo diciamo. Crepi il lupo, quindi io spero di vederti là, in quel bel teatro, perché... Spero anch'io di vedermi là. Ok, Gianni, io spero di vederti in ogni luogo. Io spero di esserci in ogni luogo, di continuare ad andarci anche. Riccardo, noi ci vediamo sempre. Vai. Sei di casa. Voglio salutare tutti i telespettatori di tutta Italia e ancora di più. Oh, seguiteci, questo è Fisarmonicando, di tutto di più, staremo insieme sino a giugno, ritornerà anche Gianni, ritornerà anche Luca. Insomma, noi siamo fatti così, vero? Alla vecchia maniera. Alla vecchia maniera. Ciao da parte nostra. Ciao. Domande che affollano di ma o perché non pone fine ai sogni il cuore. Quante più risposte dà a limiti o infinità il sentimento dell'amore. Quante volte pure io ho supplicato anche Dio, quante volte ho pianto e ho riso per lei. Quel che poco tanto è quanto darei. L'amore ciò che lascio vuole, ma è lei. Ridi mascherina, ridi pure se ti va. Parlan di te al mio cuore, i tuoi occhi la notte poi deciderà. Ridi mascherina, che se hai pianto chi lo sa. Perché il cuore non si comanda, non si comanda l'amore. Combinare il cuore, se tuona
un lampo a ciel sereno, se farò zampillar mille fontane e scioglierà le corde al suon delle campane, senza pensare a prima o dopo, senza fermarsi qui o là, quando come il vento soffia in un momento è già qua. Mi sono innamorato di una donna, di un sorriso, un amore che ha sbocciato d'improvviso dentro me. Mi sono innamorato senza averlo un po' capito, questo amore che ha stregato i miei sogni per lei, questo amore che ha stregato i miei sogni per lei, i miei sogni per lei. Perché tu l'hai fatto con me, prendendomi in giro? Io anche oggi non so la ragione che do e se c'era un motivo. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. Potrà darmi serenità. Firenze, sotto i ponti sull'Arno, ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Firenze, maledico una donna, scordare non so il dolore che ho quando penso a quel giorno. Io non so più se avrò e se poi troverò la certezza intorno. E mi domando anche se questa vita anche a me saprà dare un domani. E quanti anni dovrà e se il tempo potrà darmi serenità. Firenze, sotto i ponti sull'Arno, ha tramato il suo inganno, ha ferito il mio cuore. Firenze, maledico una donna, che ha tradito il mio amore sotto i ponti a Firenze. Grazie. Stavo sognando di te, la donna del mio destino, sostegno del mio cammino, di quanto vali per me.
e là sull'altare, davanti alla gente, davanti a Dio giurerò, fin quando è finita per tutta la vita, oggi io qui prendo te. Sposerò e sarai mia con il profumo dei mandorli in fiore. Ti sposerò, ti amerò con il fiorir delle rose di maggio. Ti sposerò e sarai mia con il profumo dei mandorli in fiore. Grazie. Lo sta by Marco, gli Eurofisa vi ringraziano, grazie di cuore, vai col tico tico. Samuel Rossi, Serena, Beppe Montagna, per voi col Tico Tico, la band di Manolo e Paolo Bagnasco. Grazie!